Scuola di Parlamento, un'iniziativa promossa dall'onorevole Battilocchio presentata all'Aula Pucci di Civitavecchia. Un progetto di educazione civica volto ad avvicinare i ragazzi di scuola alle istituzioni, cercando di far comprendere meglio i meccanismi della politica e dell'importanza al voto. Sì, è un momento di confronto che fa parte di un percorso che porto sempre avanti con la città. Parleremo sì di Scuola di Parlamento con le scuole del territorio che hanno partecipato a questo progetto di educazione civica, oltre 6.000 studenti in questo anni. Parleremo poi della nuova provincia di Civitavecchia e Fiumicino e infine parleremo dello sviluppo con alcuni emendamenti che stanno incidendo in maniera importante sulle opportunità offerte alla città, quindi un momento di approfondimento, di confronto con tantissima partecipazione che ci spinge a proseguire su questa strada. Alessandro non perde mai di vista la scuola nonostante tutte le sue i suoi altissimi impegni, l'abbiamo visto con la Scuola di Parlamento, lo vediamo comunemente con tutti i progetti che avvicinano i ragazzi alla scuola, non ultimo quello che proprio nella mia scuola ha portato avanti con il liceo Pirandello di Lampedusa e che riguardava l'immigrazione, e dei progetti bellissimi e anche che riguardano la cittadinanza attiva e che quindi avvicinano i ragazzi alle istituzioni, alla politica e al diritto al voto.